Quest'ultima domenica dell'anno liturgico la Chiesa ci propone di festeggiare Cristo Re dell'Universo, in cui ovviamente si ricapitola tutta la storia. E quando ci pensiamo al Re, pensiamo subito alla potenza, pensiamo subito alla grandezza, pensiamo all'incoronazione di colui che ha vinto qualcosa. E invece Gesù ci presenta una legalità completamente diversa. Re è colui che serve, non è colui che comanda, è colui che serve. E quello che appare strano in questa domenica, ci viene presentato l'immagine di Gesù Re, Re crocifisso, perché Gesù regna dalla croce. È sulla croce che ha la corona, alla corona di spine, e sulla croce c'è scritto Gesù Nazareno, re dei giudei, e fu profeta. L'Evangelista ci presenta due situazioni accanto a Gesù sulla croce. Il ladrone di sinistra e il ladrone di destra, il buon ladrone, quello di destra. Quello di sinistra si ribella, grida, urla, e se puoi, e insieme a lui tutti i soldati e la folla, se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e dimostracelo. Faccelo vedere ora, se sei veramente il figlio di Dio. Ed è il ladro di sinistra che dà voce e riassume questo sentimento popolare delle persone che stavano accanto sotto la croce. Quello di destra invece no. Riconosce il suo peccato, riconosce che gli spetta quello che gli danno, perché purtroppo se l'è guadagnata quella pena, e chiede perdono e domanda di portarlo nel suo regno, quando lui entrerà nel suo regno. E lì il Signore rivela tutta la sua regalità. Che cos'è? È la regalità dell'amore. La regalità di Cristo non si impone, la regalità di Cristo si propone. Solo coloro che accettano, come il buon ladrone, di essere salvati gratuitamente da Cristo e coloro che gli offrano volontariamente il suo amore fanno parte del suo regno. Per gli altri c'è l'esclusione, non c'è posto. Dio non si sottopone alle prove. Se sei veramente il figlio di Dio, scendi dalla croce. Dio vuole essere adorato, riconosciuto soltanto per amore, senza imporsi a nessuno. Concludiamo così l'anno liturgico, con lo sguardo rivolto al crocifisso da cui il nostro Re regna e ci insegna così che regnare per il cristiano vuol dire servire, e servire per amore. Buona domenica.